mare piatto. Poi quando il mare è così è proprio implanata, implanata totale. Mi sono già inseccato. Gianpiero, mio fratello presidente. Ciao, no, piacere. Ragazzi, questa sera con l'itticoltura dei mal di lusso. L'hai gradito, l'hai mangiato, tranquillo. Tutti fratelli, tutta la famiglia, fratelli, cognati, cugini. Feraxi, giusto, la laguna. Feraxi, laguna di Feraxi. Ci abbiamo anche l'Ittiturismo dove si può mangiare e degustare i nostri prodotti. Chilometro appena, zero. A chilometro zero, appena pescati. I pesci entrano dal mare. Qui c'è il molo, si ingrana qua in queste due bocche, perché ce n'è una a sinistra e l'altra è a destra, e si incanano verso la laguna. Ok. In base alla marea, con l'alta marea, entro in questa struttura che si chiama lavoriero, dove peschiamo ogni mattina, facciamo delle selezioni. Con la rete, con la camminando, rete, camminando in acqua. E facciamo la scelta. Quindi le acque sono in zona A, che mi dicevi, che praticamente non ha bisogno di... Praticamente non ha bisogno di depurazione, solo di tracciabilità e basta. Ok. Poi dopo tirati fuori qua con le reti, carriola. Qua, carriola portiamo lì al bancone. Quindi sì. Non sono trattati, nessun... Tutto naturale. Al sì, non hai neanche bisogno di imbottirli di ghiaccio, perché proprio li metti nella cassetta. Arrivano in pescheria ancora saltando. Grazie mille. Grazie. Finalmente ieri sera mi ha fatto mangiare. Mangiare. Era qualche giorno che mangiavo proprio col culo. Pescare. Nada, nada, nada. Ciao, ciao. 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 Sono qui alla Marina di Teulada. Su consiglio di altri amici ho contattato il professor Addis e Angelica dell'Università di Cagliari, perché hanno dei progetti molto interessanti legate all'ambiente. Oggi insieme a Simone presenteremo alcune attività di progetti che abbiamo in corso da qualche anno, incluso anche in questa zona. Protezione del riccio di mare e delle oloturie, i cosiddetti citrioli di mare. Dovete sapere che sono degli organismi molto importanti nel ruolo ecologico, perché sono dei detritivori. Quindi noi, diciamo, circa 3 anni fa abbiamo iniziato a studiare anche questi organismi, cioè capire l'ecologia ma anche la biologia riproduttiva, cioè se era possibile tenerli in cattività, farli riprodurre e ottenere anche, diciamo, i piccoli citrioli di mare. Ed è quello che siamo riusciti a fare nel 2020. Ho visto che mi hai portato anche dei ricci. Cioè... Sì, apparentemente sembrano molto distanti, in realtà anche i ricci appartengono alla famiglia degli echinodermi. Noi da una decina d'anni ci stiamo occupando di riprodurre questi individui adulti, prima delle larve, in realtà molto piccole, che poi nel nostro impianto di echinocoltura portiamo alle taglie giovanili, che sono ad esempio questi che vediamo oggi. Una parte degli individui che noi abbiamo riprodotto in impianto vengono utilizzati per dei progetti di ripopolamento. Io continuo il mio cammino, professore fantastico, Angelica pure, fanno un gran lavoro e speriamo che lui e tanti altri vadano avanti così.